Alessia Calvagno su RWS, insieme a me adesso c'è la pastora avventista Silvia Vadi, responsabile dei corsi biblici Voce della Speranza. Ciao Silvia. Ciao Alessia, ciao a tutti e a tutte. Continuiamo a scoprire alcune storie che ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, un libro che troviamo all'interno della Bibbia, e passo dopo passo, Silvia, siamo arrivate al capitolo 24. Sì, siamo in dei capitoli abbastanza avvincenti, perché l'Apostolo Paolo deve affrontare diverse peripezie, più di quelle che ha affrontato e di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Oggi siamo in una città della terra promessa, quindi della zona della Palestina, in cui Paolo si trova in qualche modo agli arresti. Siamo a Cesarea. Cos'è successo per arrivare a Cesarea? Paolo è andato a Gerusalemme desiderando incontrare la comunità dei cristiani che risiedeva in questa città, portando anche le elemosine che aveva raccolto durante il suo viaggio missionario per sostenere i fratelli, i membri della chiesa di Cesarea, di Gerusalemme, uh-huh. e in questa occasione fa visita nel Tempio, lì offre dei sacrifici e viene accusato dalle autorità giudaiche di essere un fomentatore di sedizione. E quindi viene in qualche modo portato davanti al Sinedrio viene accusato di aver profanato anche il Tempio, e naturalmente, siccome il Sinedrio aveva comunque una limitata possibilità di azione giuridica, viene mandato dal tribuno romano. E il tribuno romano in qualche modo si rende conto che in realtà Paolo non aveva fatto niente per le accuse che gli muovevano, uh-huh. e quindi in qualche modo lo trattiene, ma più per salvaguardare la sua vita che non per accusarlo. E infatti poi si viene a scoprire che i giudei lo vogliono far fuori, vogliono uccidere Paolo, e quindi il tribuno, per non avere guai, preferisce far spostare addirittura di notte, quindi in qualche modo in maniera segreta, Paolo nella città di Cesarea. E a Cesarea c'è un procuratore che si interessa del caso. Il procuratore viene citato anche per nome nel libro degli Atti, ed è Felice. E questo procuratore, in qualche modo, essendo anni che governa lì questi territori, è a conoscenza di quello che è stata la predicazione di Gesù, quindi un po' la storia che di quegli anni si andava raccontando di questo predicatore che poi viene crocifisso e così mm-hmm. via. E quindi anche delle questioni legate al mondo giudaico. Tra l'altro sua moglie era ebrea, quindi in qualche modo aveva dimestichezza di questo mondo. Ma è interessante la reazione che ha questo uomo, questo procuratore Felice, di fronte a Paolo. E magari leggiamo proprio quello che ci racconta il libro degli Atti, al capitolo 24, i versetti da 24 a 26. Dopo alcuni giorni, Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: «Per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e conversava con lui. Ecco, quindi una reazione di spavento, Silvia, poi quella di Felice. Sì, sembra addirittura interessato, quindi conosce la questione, ha una moglie giudea, probabilmente ha sentito parlare anche della fede giudaica, uh-huh. È vero che lui era un romano, però avendo sposato la moglie evidentemente qualcosa avevano condiviso, e quindi è incuriosito del messaggio di Gesù, di come questo personaggio sia finito in croce, sia stato accusato ingiustamente sia dal Sinedrio che poi da Ponzio Pilato. Quindi in qualche modo questa storia lo affascina, ma quando questa storia, e quindi la predicazione di Paolo, raggiunge dei temi che vanno in profondità, che toccano probabilmente la coscienza, ecco che Felice mette le mani avanti. In qualche modo vengono toccate delle corde sensibili del suo animo, mm-hmm. per cui
come reazione a quella di essere spaventato. Ecco, quindi una reazione, insomma, su cui rifletteremo ancora tra poco, sempre insieme alla pastora avventista Silvia Vadi. Sono su RWS insieme alla pastora avventista Silvia Vadi, responsabile dei corsi biblici Voce della Speranza. Stiamo parlando un po' dei fatti che ci racconta il capitolo 24 del libro degli Atti degli Apostoli. Abbiamo visto che Paolo si trova ad affrontare diverse peripezie, viene accusato e insomma va a Cesarea. A un certo punto viene portato a Cesarea, dove c'è un procuratore, Felice, che ci dicevi, Silvia, si interessa un po' al suo caso, conosce un po' la situazione di quegli anni. Abbiamo visto anche che sua moglie era ebrea, conosce quindi un po' la storia di Gesù, le questioni legate un po' a tutto questo, e sembra essere in un primo momento un po' interessato a Paolo, al messaggio. Però poi abbiamo letto un testo che ci dice che siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, Felice si spaventa. Silvia. Credo che forse potrebbe essere anche la reazione che potremmo avere noi di fronte a qualcosa che non collima perfettamente con la nostra coscienza. Il fatto poi che il testo ci dica che Felice aspettava in qualche modo la bustarella per poter procedere, no, una liberazione di Paolo, ecco che probabilmente nella sua vita, facendo le somme, aveva accumulato diverse cose negative. E quando sente parlare di giustizia, la giustizia, che cos'è? La giustizia predicata dal Vangelo è l'essere coerenti con quello in cui si crede, con quello che si professa, quindi essendo lui un governatore romano doveva comunque rispettare la legge, e la legge romana non prevedeva, no, fra le tante, è quello di ricevere denaro per liberare qualcuno, oppure quindi un'attenzione verso i poveri, un operare giustamente verso chi aveva bisogno di essere accusato ingiustamente, la temperanza, poiché è anche autocontrollo, quindi la capacità di sapersi limitare nelle sfere della vita, soprattutto per quanto riguarda gli eccessi legati, non so, al lusso, al denaro, anche qui, e così via. E infine questo giudizio futuro. Effettivamente nella parola di Dio Gesù ci parla anche che in un momento preciso della storia ci sarà una resa dei conti, cioè saremo chiamati a rendere in qualche modo testimonianza di quello che abbiamo fatto, di come ci siamo comportati rispetto proprio agli ideali che il Vangelo ci propone. E se questo messaggio non va a fondo, quindi non si incontra anche la grazia, la misericordia di Dio, il perdono, e da parte nostra rendersi conto di aver sbagliato e quindi di chiedere, ricercare la misericordia di Dio, ecco che la cosa ci può spaventare, come è accaduto con Felice. E Felice rifiuta in qualche modo di approfondire questo argomento, ma questo argomento sarebbe stato, l'approfondirlo, l'elemento della sua salvezza, come è capitato in tante altre situazioni che abbiamo già visto anche nel libro degli Atti. Quando il Vangelo incontra la storia, la vita di una persona, naturalmente c'è un momento in cui si deve riflettere. Accolgo quello che mi viene detto, accetto, fra virgolette, le accuse, no? Che mi trovo addosso, proprio perché la mia vita non è sempre stata in coerenza con il messaggio del Vangelo, e quindi ricerco la misericordia o preferisco fuggire a questo. Ecco, quindi, Silvia, magari anche noi possiamo sentirci un po' spaventati, no? Sentendo parlare di queste cose un po' come Felice. Quindi sicuramente questo del giudizio può essere anche della giustizia, insomma, può essere un tema che va approfondito, va studiato, assimilato. Sì, e io consiglio di seguire uno degli ultimissimi corsi che è uscito, il corso Emmanuel, Dio con noi, che affronta proprio anche il tema del giudizio e di come prepararci per questo momento, perché come credenti noi sappiamo che Dio ha da venire a giudicare i vivi e i morti, no? Questa è la nostra speranza, per qualcuno può essere una paura, ma noi vorremmo, no, che tutti quanti potessero
in qualche modo approfondire questo tema, perché è un motivo di gioia e di speranza. Ecco, quindi per informazioni e iscrizioni potete visitare il sito vocedellasperanza.it oppure chiamarci all'800 098 650, o ancora scriverci su WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94. Ringrazio la pastora avventista Silvia Vadi, che è la responsabile di questi corsi biblici, e alla prossima, Silvia. Alla prossima, ciao a tutti.